ci ferma nessuno. Non ci ferma nessuno. Il podcast. Il diario di bordo del tour motivazionale universitario di Luca Beta. Puntata numero 82. Una canzone un po' datata diceva "Arrivederci Roma" e lo dico anche io dopo la tappa di ieri con centinaia di studenti dell'Università Sapienza. Possiamo dire che il nostro contagio di coraggio non conosce sosta e anche grazie al podcast quotidiano diffonde storie ed esperienze davvero notevoli. Il difficile rapporto che a volte esiste tra uomo e donna è uno degli argomenti ricorrenti del talk. Per questo motivo ho voluto parlarne con un autentico monumento al coraggio, Jessica Notaro, vittima di un'autentica azione criminale da parte del suo ex, che nel gennaio 2017 le rovesciò una bottiglietta di acido sul viso. Jessica ci ha parlato della sua esperienza, di quanto sia importante aprirsi al mondo circostante, magari chiedendo aiuto a chi può sostenerci, e di come sia importante saper riconoscere un amore sbagliato. L'amore ci deve far stare bene. Se iniziamo ad avvertire delle ansie, un disagio, il sentirci costantemente preoccupate per qualche motivo, il non sentirci mai all'altezza, questi sono già grandissimi campanelli d'allarme che noi dovremmo ascoltare. Ma in quei momenti che succede, Luca, che giustamente noi siamo innamorate, tendiamo a giustificare quelli che sono comportamenti sbagliati da parte del nostro partner. Mi rendo conto che in quella situazione purtroppo è difficile. Quando te ne rendi conto è già troppo tardi, si casca in una sorta di trappola psicologica che viene chiamata dipendenza affettiva, che è paragonata alla dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Cioè stiamo parlando di un qualcosa di veramente grave. Puoi essere la persona più forte del mondo, ma in quel momento non riesci a reagire, quindi mi sono messa anche in discussione. E ovviamente il manipolatore affettivo in quelle occasioni che fa? Ti aggancia facendo leva su quelli che sono i tuoi sensi di colpa. Quindi molte persone arrivano addirittura al punto di pensare di essere matte. La cultura del rispetto può sicuramente aiutare tanti uomini a diventare migliori e a trovare quell'equilibrio fondamentale per stabilire un rapporto maturo, onesto e rispettoso, non solo con un partner, ma anche nella società. Da qui può nascere anche una crescita personale gratificante che può affermare il nostro successo. Insomma, amiamoci un po' di più e impareremo ad amare chi abbiamo intorno. In verità, anche io vi amo e domani tornerò con un nuovo podcast. Avete ascoltato Non ci ferma nessuno, il podcast. Ascolta tutte le puntate su noncifermanessuno.net. Non ci ferma nessuno.